pratica ho recuperato da mia madre questo box, quindi andrò a migliorare l'illuminazione. Ovviamente mi servirà questo nuovo box per poter fare le manutenzioni in maniera più comoda alle autovetture, perché il box di mia proprietà è troppo piccolo, non riesco a gestirlo né ad aprire la portiera della macchina, anche perché ho il banco da lavoro, la moto, quindi non riesco a fare quello che vorrei. Quindi oggi andrò a migliorare l'illuminazione, migliorare l'impianto elettrico, in quanto per determinati lavori serve molta luce. Ovviamente andrò a mettere degli interruttori in maniera che andrò a spegnere ad accendere le luci che a mio piacimento e delle prese ovviamente varie. Quindi ragazzi, bando alle ciance, andiamo subito a vedere cosa fare. Sostanzialmente da qui migliorerò queste prese, metterò delle pulsanti nuovi in maniera da poter poi accendere e spegnere da questa parte qui. Andremo a implementare quattro luci, una, due, tre, quattro, una laterale qui e una laterale qui, ovviamente con accensione, separata. Bene, il progetto sta prendendo forma. Le prime due sono fatte. Ora andremo a mettere altre due qui e due qui. Perfetto. Continuiamo. Finito, ora c'è da fare il collegamento elettrico, ma dovrebbe essere molto semplice. Nulla, quindi sostanzialmente ecco il tubo LED dove ovviamente qui c'è scritto VTAC input, quindi solo qua andrà l'alimentazione, quindi questo qua viene alimentato 220 direttamente, quindi lo schema è molto semplice. In pratica questo filo lo dovrei levare completamente perché non serve più. Quindi l'alimentazione entra di qua. Questo sostanzialmente va messo così. Ok? Quindi l'alimentazione arriva di qua. Noi poi di qua dobbiamo collegarci e ci colleghiamo la fase da questa parte qui, come dice l'input, e il neutro da questa parte, così, ecco, così dobbiamo aprire. Perfetto. E questo invece di qua. Ok, lo taglieremo, ovviamente andrà a finire qua dentro. Ok? Qui c'è anche un fusibile, meglio ad averlo, e poi qui andrà il nostro tubo neon. Qui andrà l'alimentazione, 1 e 2, che questa è la massa, ok?
ed è finito il collegamento. Ovviamente se dobbiamo mettere altri, con un cavo di qua ci allunghiamo di qua dall'altra parte e poi usciamo e proseguiamo con l'altra, con l'altro tubo neon nella stessa, con la stessa procedura. Tutti e quattro montati, adesso dovremo fare il collegamento elettrico, perché questi li ho già preparati, quindi sono già pronti, soltanto poi da cablare. Dovremo fare dei buchi, un buco da una parte all'altra, in maniera che il tubo poi possa entrare e passare il cavo, così non ci sono fili volanti. Ok? Andiamo insieme. Qui c'è già il foro, quindi perché il tubo è da 20, dovremmo fare il foro da questa parte e poi tagliare a misura. I passaggi sono stati fatti bene, quindi già siamo a un buon punto. Dobbiamo fare adesso i passaggi di là, che poi si congiungono e vanno a finire nella cassetta elettrica. Ok ragazzi, spero si veda. Ho creato altre due deviazioni, quindi ho completato i quattro neon. Adesso devo metterle due laterali, quindi fare inserire la canalina laterale che scende e poi posizionare i due neon più o meno, penso, suppongo a metà qui, un po' inclinati verso il basso. Sono i neon più lunghi che ho. A dopo. Ecco qui, le canaline sono state messe, ho lasciato i fili fuori isolati in maniera che faccio il collegamento elettrico lì, quindi poi porto i cavi nella cassetta di derivazione, da lì cambio la pulsantiera e quindi poi posso accendere le luci almeno centrali e successivamente monto le plafoniere e faccio il collegamento elettrico. A dopo. Ragazzi, per quanto riguarda il collegamento elettrico, nulla, ho ripristinato il collegamento del salvavita, perché era collegato al contrario, in pratica sull'uscita c'era l'entrata e sull'entrata c'era l'uscita che andava alla luce del box. Quindi ho ripristinato il funzionamento normale e ho collegato, ovviamente, come si vede qui, ho fatto una prova già con la lampadina, una presa Schuco e due interruttori, uno per ogni sezione, cioè destra e sinistra. Ora proviamo insieme. Ok, si è acceso sinistra, diciamo, guardando così, e l'altro interruttore si accende destra più quello centrale. Successivamente monterò forse una presa elettrica che ovviamente funzionerà allorquando si accendono le luci. Tanto alla fine non servirà la presa quando il box è chiuso. La prenderò eventualmente di qua la corrente quando il box è chiuso. Tanto non c'è problema. Insomma, questo è l'effetto, sicuramente molto meglio rispetto a prima. Ovviamente darò una pulita. Bene ragazzi, allora ho montato anche quest'altra plafoniera laterale e ho montato anche una presa. Ovviamente la presa funzionerà soltanto quando la luce sarà accesa, tanto alla fine se sono qui utilizzerò la presa, se non sono qui la presa non mi serve. Vi faccio vedere. Nulla, procederò anche dall'altra parte. Bene ragazzi, ho montato l'altra plafoniera, le ho dato un'inclinazione leggermente verso il basso. Adesso andrò a montare, a fare il collegamento elettrico, montare poi questo tubo e poi metterci la famosa presa. Così. Ovviamente anche questa funzionerà solo quando accenderò la luce.
quindi per me va benissimo. Andiamo a montare l'altra presa. Collegheremo tutto adesso in parallelo, ok? Andiamo a vedere quando abbiamo finito. Va bene, come vi ho detto, funzionerà soltanto quando accendiamo la luce, mentre quello in fondo funzionerà sempre. Ragazzi, che dire, sono soddisfatto del lavoro fatto, abbiamo messo 6 punti luce, altre 2 prese e di lì abbiamo anche differenziato le luci, quindi come si vede ovviamente sono tubi a neon, quindi risparmio energetico massimo. 4 tubi da 120 e 2 da 150. Continueremo ad allestire questo box mettendo delle mensole, quindi per appoggiarci tutte le cose, insomma, i prodotti e quant'altro. Continuiamo. E nulla, ragazzi, quindi ho iniziato a mettere le prime mensole. Come si vede, le ho verniciate di nero, tranne una che è. La devo completare ancora, c'è un po' di polvere. Qui ci sono le gomme nuove per la mia moto, però prima devo sistemare il garage per poter poi fare il lavoro. E nulla, devo ancora sbarazzare un po' di cose e poi sarà molto più libero. Però già siamo a buon punto, come si vede. Una bella illuminazione. Ok ragazzi, il box l'ho completato, l'ho pulito e l'ho allestito con qualche mensola. Temporaneamente ho appoggiato qui alcuni attrezzi e mi è rimasto veramente poco da dover sbarazzare, tipo quella vecchia macchina da cucire della Singer di mia nonna e questo bidone, penso, vuoto. Quindi di lamiera, di Ducotone, quindi ho già parcheggiato la moto, quindi procederò a fare la manutenzione, quindi cambio olio, pasticche, manutenzione generale, ordinaria per la mia moto. Ok, il tutto nel prossimo video. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video ovviamente mettete un mi piace, seguite il canale e rimanete aggiornato, anche perché faremo un po' di manutenzione, anche torneremo sulla Audi A3. Mi raccomando ragazzi, ciao.